Ciao a tutti, io sono Elisabetta Morbiolo, sono la coordinatrice del gruppo che si occupa della mediazione sociale nel sestiere di Pré, che è uno dei sestieri all'interno del patto di sussidiarietà del centro storico. Stasera siamo in Vico Cittadella per assistere alla prima proiezione della rassegna di film che abbiamo organizzato presso il Cinema Gioiello. Il film che hanno come tematiche il lavoro di cura, il bisogno di riconoscere le persone, un nuovo modo di fare comunità. E questo è solo l'inizio di un percorso che si snoderà in diverse attività che faremo nei prossimi mesi. Ciao a tutti, sono Emanuele Barisone, educatore socio-pedagogico. Siamo qui a presentare il film. Questa sera ci sarà Nessun fuoco, nessun luogo, girato nel 2014, girato a Genova, e che propone uno spaccato della vita delle persone senza dimora in strada proprio, quindi chi vive in strada, e ci racconta quanto e porta fuori quanto queste persone siano appunto persone, non bisogna ragionare per etichette, ma proprio ricordarci che sono persone e ragionare poi quindi sul concetto di cura e come la comunità invece deve essere accogliente e inclusiva, proprio perché anche chi porta una situazione di fragilità è una persona prima di tutto e non l'etichetta che gli viene affibbiata. Ok, io sono Giulio, faccio parte della cooperativa La Comunità e della cooperativa Feta Aquilone, e appunto con questa rassegna, dicevamo prima, il filo conduttore è un po' l'essere comunità, il ragionare su tutto quello che ci sta intorno, sia come servizi sia come parte attiva di una comunità. Per continuare questo percorso, poi mercoledì prossimo proiettiamo La città che cura, che è un film, un docufilm che racconta attraverso la storia di tre persone e della referente di una microarea di Trieste, la storia delle microaree di Trieste, che sono un modo di fare veramente salute territoriale, no? Una parola che sentiamo tanto, che viene sempre riconosciuta e approvata nei vari congressi, nei consessi, eccetera, eccetera, ma poi non è sempre così realizzata, e qua in questo docufilm ci serve per vedere cosa succede nelle comunità, ancora prima che nei servizi, quando davvero si fa salute territoriale. Sarà un'altra bella occasione di trarre degli spunti per continuare il nostro lavoro sul territorio. Il lavoro comunque sul sestiere di Pré non si ferma con questa rassegna, perché il 25 ci vengono a trovare a raccontarci i servizi per le persone che usano sostanze degli operatori portoghesi, quindi avremo degli ospiti da Lisbona che ci raccontano da loro come è stato affrontato insieme anche alle persone che usano sostanze questo tema qui e che servizi esistono.